Cari concittadini, il Natale è ormai alle porte e con esso uno dei periodi più suggestivi dell'anno. Nel rinnovare l'ormai consueta tradizione del messaggio di auguri, ritengo giusto riflettere sui 3 anni passati da quando sono stato eletto per la prima volta alla guida del nostro paese. Un paese che tutti amiamo profondamente e da cui l'attuale amministrazione comunale sta dedicando tutte le proprie forze con passione e determinazione. Mi rendo conto che in questi giorni di feste augurare a tutti un Natale gioioso e sereno possa suonare stonato, soprattutto per coloro che stanno vivendo una drammatica quotidianità che non consentirà di passare le festività natalizie con la serenità che meriterebbero. All'istituzione comunale quotidianamente pervengono appelli ed indicazioni per interventi di aiuto e sostegno economico verso persone in grave difficoltà, da parte di giovani che non hanno e non trovano lavoro, o da imprenditori che faticano a tenere aperte le loro aziende. Ma ogni nostro desiderio, ogni nostra volontà viene mortificata da una situazione generale che non consente alle amministrazioni comunali in genere di dare risposte adeguate, a causa delle ristrettezze economiche e della precaria situazione economica dell'intero territorio regionale, nazionale e locale. È una situazione che ci provoca una forte amarezza, ma che allo stesso tempo ci stimola a utilizzare con tenacia i pur pochi strumenti a cui siamo in possesso. L'attenzione dell'amministrazione comunale è costantemente rivolta ad individuare i bisogni della gente e a mettere in campo le misure necessarie per sostenerli. Infatti, diverse sono state le azioni e provvedimenti attraverso i nostri servizi sociali dell'Unione dei Comuni, che senz'altro hanno contribuito a dare un po' di sollievo ai beneficiari nel corso del 2016, dando assoluta priorità alle esigenze di assistenza e sostegno alle famiglie. Ecco perché non voglio sottrarmi al rito degli auguri, ma voglio far sapere a tutti voi cittadini che il mio pensiero non si ferma al Buon Natale, ma è rivolto a loro in modo continuo e costante, alla ricerca di soluzioni concrete per superare questo momento difficile. Un anno che sta per concludersi e mi sembra corretto da parte nostra mettervi al corrente di quello che si è fatto, ad iniziare dall'aspetto finanziario. Per l'anno 2016 bisogna sottolineare l'approvazione di tutti i documenti previsti dalla normativa nei termini di legge, ma soprattutto bisogna ricordare che continua l'attività di risanamento dell'ente, secondo quanto previsto nel piano di riequilibrio. Piano di riequilibrio che è stato rimodulato nel corso del 2016 a seguito di intervenuti miglioramenti nei conti dell'ente, sia in termini di equilibri di bilancio che in termini di cassa, con la previsione di chiusura del piano nell'anno 2018, con notevole anticipo rispetto ai 10 anni previsti dalla legge. Bisogna ricordare inoltre che nel corso dell'anno 2016 l'ente non ha utilizzato l'anticipazione di cassa ed è riuscito a far fronte alle forniture erogate fino al 31 novembre del 2016 che risultano pagate. Un buon risultato per un comune ereditato in dissesto che ora opera nella quasi normalità. Un anno impegnativo che ci ha permesso anche di concludere diverse opere, vedi Piazza Carmine, l'area sportiva sul lungomare, l'impianto di pannelli solari sulle scuole e tante altre cose che sono visibili a tutti. Abbiamo diversi lavori in itinere, come quello della sistemazione idraulica sul vallone Sant'Elia Franci via Roma, mediante opere di salvaguardia e consolidamento degli argini, un importo di 144.000 euro,
I lavori sono stati affidati alla ditta Fuda Edilizia SRL di Bivonci, che sta completando i lavori. Abbiamo consegnato altri due lavori per la messa in sicurezza del territorio, quali le opere di salvaguardia e protezione del ponte in località Ischia e l'adeguamento della viabilità di tutta quell'area produttiva per un importo di 130.000 euro. I lavori sono stati affidati alla ditta Rogu Costruzioni SRL con sede di Catanzaro. I lavori inizieranno il 9 di gennaio. Proprio ieri, attraverso i fondi CLS, contratti locali di sicurezza, per un importo di 200.000 euro è scaduta la gara per la videosorveglianza. Un finanziamento importante che va verso la direzione di mettere in sicurezza il nostro territorio attraverso il posizionamento di oltre 30 telecamere. Le ditte che hanno preso parte alla gara sono state 11 e nei prossimi giorni si conoscerà la ditta che nel mese di gennaio sistemerà tutta questa progettazione. Sempre con il progetto I contratti locali di sicurezza, dove il comune di Guardavalle, l'unico comune della provincia di Catanzaro, è riuscito ad avere due finanziamenti con la stessa misura, abbiamo avuto l'altro finanziamento di 600.000 euro per la realizzazione del teatro in zona Carmine. Siamo pronti per mandarlo in appalto, quindi a gennaio manderemo in appalto anche questa importante opera. Dopo due anni finalmente siamo anche riusciti a mandare in appalto e consegnare i lavori per l'intervento di raccolta delle acque piovane nelle aree limitrofe il Vallone Vinciarello, Viale Europa e la Statale 106, un finanziamento di 230.000 euro, un finanziamento regionale molto importante per risolvere le criticità di Guardavalle Marina, specialmente la zona stazione, dove sistematicamente ad ogni temporale si verificano allagamenti sia nelle traverse che sulla nazionale. I lavori sono stati affidati alla ditta Notaro Michele di Satriano e anche questi lavori inizieranno il 9 di gennaio 2017. Ma di notizie belle per la nostra comunità ce ne sono tante, come quella che attraverso il grande lavoro con la provincia e la regione Calabria siamo finalmente riusciti a sbloccare le due incompiute che abbiamo sul nostro territorio da oltre 20 anni, e mi riferisco al Ponte San Rocco, dove proprio oggi siamo stati a Catanzaro presso l'ufficio del commissario straordinario delegato con il responsabile l'ingegner Nello Gallo, che ci ha confermato attraverso il decreto del 17 dicembre 2016, quindi di pochi giorni, del finanziamento di 800.000 euro per il progetto complessivo del Ponte San Rocco. L'ingegnere Gallo ci ha assicurato che ad inizio gennaio approveranno il progetto esecutivo e da giugno andrà in appalto tutta la messa in sicurezza di questa importante opera. L'atto incompiuta dei piloni di Fangemi, anche oggi stiamo parlando della strada provinciale Guardavalle Marina, anche oggi siamo stati in provincia dove il presidente Enzo Bruno ci ha confermato che l'impresa Vallone, che ha vinto la gara, inizierà i lavori il 9 gennaio con la presenza proprio sul nostro territorio del presidente Enzo Bruno per dare via a questa altra importante opera. Non posso che essere contento per quello che si prospetterà con il nuovo anno che sta per arrivare, ma voglio ringraziare sia Enzo Bruno che l'ingegnere Nello Gallo per aver mantenuto l'impegno preso con il sottoscritto quando sono venuti a Guardavalle per l'alluvione del 31 ottobre del 2015. Abbiamo anche ottenuto un nuovo finanziamento di 700.000 euro per opere di depurazione. Questo attraverso il patto per la Calabria firmato a Roma tra il presidente della regione Calabria Oliverio e l'ex premier Renzi il 2 di dicembre. Stiamo lavorando da oltre un anno per l'eliminazione del passaggio a livello a Guardavalle Marina ed uno sviluppo diverso della fascia a mare. Molti sono stati i tavoli tecnici con ANAS, Rete Ferrovia Italiana e Regione Calabria, con incontri che ci hanno permesso di redigere un preliminare che nel giro di pochi mesi ci sono tutte le possibilità per realizzare un'opera importantissima per uno sviluppo armonioso di tutta la fascia a mare attraverso un cavalcavia. Abbiamo progettato e messo in campo una serie di progettazioni che dovranno avere un solo obiettivo, che è quello di uno sviluppo di tutto il nostro territorio, dalla montagna al mare, e di fondi comunitari ci aiuteranno ad ottenere questo
risultato nei prossimi anni. Il tempo che si avvicina al Santo Natale e al nuovo anno ci porta anche a ripercorrere idealmente la memoria dei giorni passati, a volte lieti, a volte densi di difficoltà, ma sempre fervidi e operosi, a riflettere su quanto è accaduto, a ripensare alle nostre azioni, a ciò che abbiamo vissuto e che nel contempo a condividere con altri la speranza per un futuro più sereno e benefico, perché il Natale è un momento di gioia, una testimonianza di amicizia, ma anche tempo di riflessione e di responsabilità. Il Natale ci richiama all'ascolto dei più bisognosi e deboli, di coloro cui non sono pienamente riconosciuti i diritti al lavoro, alla casa, alla salute. Ci rimanda un'idea di comunità vicina alla famiglia, amica dei suoi vecchi e dei suoi giovani. Voglio ringraziare a nome mio personale e dell'amministrazione comunale quanti hanno reso possibile con il loro impegno tutto questo. Ringrazio le forze dell'ordine, le istituzioni pubbliche, la scuola, le associazioni, i gruppi che si sono relazionati con noi con atteggiamento collaborativo e costruttivo, per aver messo a disposizione risorse e intelligenze, capendo il momento di difficoltà che l'ente sta attraversando per la risoluzione di tutte queste problematiche. L'unità di obiettivo e l'amore e per la comunità governata devono superare ogni steccato idealistico o campanilistico. Il comune, lo voglio sottolineare, è aperto ad ogni forma di collaborazione con sincera passione e generosità. Esso deve essere un luogo capace di avvicinare tutti, luogo di fiducia per chi ha bisogno, solidale verso le numerose famiglie e cittadini in disagio a causa del presente periodo di crisi. Chi lavora nella struttura comunale deve adoperarsi per rendere sempre più efficaci i servizi al cittadino, le parrocchie per la preziosa attività, i tanti volontari impegnati nelle varie associazioni, cito soprattutto l'associazione Insieme, che con generosità e responsabilità ogni anno organizza momenti di solidarietà per chi soffre. Tutta la cittadinanza che ha dato dimostrazione di grande senso civico nel sostenere e anche criticare le iniziative dell'amministrazione comunale. I singoli cittadini che si sono impegnati per allietarci i giorni dell'attesa del Natale e del nuovo anno, e mi riferisco ai gruppi di giovani che girano nelle nostre vie al suono dei canti natalizi, sia a Guardavalle Maria e sia a Guardavalle Centro. Vorrei ringraziare anche l'intero Consiglio Comunale, la Giunta, la Segretaria Comunale, il personale del Comune per la costante vicinanza alla Casa Comunale e alla mia persona. Il mio augurio è dunque che le feste siano portatrici di affetti e di valori ritrovati. Che il Natale doni momenti di pace e serenità, ma un augurio particolare voglio rivolgere a tutti coloro che devono affrontare situazioni di disagio, quali la malattia, la disoccupazione, l'emarginazione, la lontananza dagli affetti, il disgregarsi di una famiglia, la solitudine. Un augurio speciale lo voglio inviare anche ai nostri anziani, custodi delle nostre radici e di una memoria storica che si è insegnamento di vita, e vi invito anche in questi giorni di feste a recarvi alla nostra struttura residenziale in via Roma, dove sono convinto la vostra visita renderà felici i tanti anziani ospiti della nuova struttura inaugurata a maggio. Infine, auguro a tutti che il Natale sia la festa che ci invita all'impegno e alla costruzione di relazioni umane, capace di rendere più fraterna e serena la convivenza civile, ma soprattutto sia l'occasione per guardarci dentro, per capire chi siamo davvero in fondo al cuore. Grazie e buon Natale e buon anno a tutti.